Silverio, che era il più saggio, spiegò che dopo il grande mercato che si trovava lungo il sentiero, ognuno avrebbe dovuto scegliere da che parte andare. E si recarono. Insomma, recaronsi al grande mercato, felici e gioiosi in vista degli acquisti! Alle porte del grande mercato, Silverio si raccomandò con i fratelli di scegliere oculatamente i materiali con cui costruire le loro case, perché nei dintorni si aggirava un famelico lupo. Silverio si procurò calce e mattoni. Gli altri, meno volenterosi, preferirono l'uno la paglia, l'altro il legno. Il savio andò a sinistra, Gilberto a destra e il piccolo Nicolino nella via centrale. Poi cominciarono a costruirsi tre casette. In poco tempo e con poca fatica, la casetta di paglia fu pronta e Nicolino pensò di essere salvo dal lupo e intemperie. La casa non era molto bella e nemmeno ben fatta. Insomma, era proprio bruttarella, ma a lui piaceva moltissimo. E come il proverbio ci insegna, chi si accontenta, gode. Gilberto, che invece aveva preso la strada a destra, trovò un bello spiazzo e, riflettendo sulla scelta del piccolo Nicolino, maturò la sua decisione arguta. E costruirò la mia casa con il legno, perché il legno è più resistente della paglia, ma non richiede tutto il tempo e la fatica di mattoni. Gilberto lavorò tutta la mattina per costruire la sua casa. Adesso il lupo non mi prenderà, indi per cui non mi mangerà. già, disse convinto. Silverio invece camminò con fatica per portarsi dietro i mattoni, che non erano leggeri come la paglia o il legno, anzi, erano assai pesanti, ma erano molto, molto, ma molto più resistenti, perché la paglia si bagna, il legno si imbarca, e che vi sembrano materiali adatti ad una costruzione? Costruì con impegno la sua casa, lavorando tutto il giorno a testa bassa, senza far nemmeno pausa. Thank you.
Nel frattempo sentiva dalla valle arrivare i grugniti felici degli altri due porcellini meno volenterosi che avevano costruito la loro casa in fretta e furia per aver tempo libero per grufolar nei campi. Vuolsi così colà e d'altra parte lo si sa che chi la fa l'aspetti. Tutto è bene quel che finisce bene, ma è soltanto la pratica che rende perfetti. Fu così che il giorno dopo il lupo arrivò alla casetta di paglia.